si presenta oggi ad Agrigento Italia Campo. In cosa consiste questo progetto? Allora, Italia Camp è un'iniziativa per valorizzare le idee dei giovani. Fondamentalmente si tratta di far partecipare i giovani a presentare le proprie idee e a caricarle in un portale. Un portale che sarà poi analizzato da esperti dei vari settori, cultura, scienza, tecnologia, finanza, per fare, come è stato fatto lo scorso anno a livello nazionale, anche in Sicilia, una selezione dei principali progetti, i migliori progetti, le migliori idee diventeranno vincitori di un tutoraggio delle più grandi aziende italiane. L'anno scorso l'iniziativa è stata seguita dal Consiglio dei Ministri, è stata seguita dal Katikala e dalla Gianni Letta e dalla LUISS. Si è svolta, le competizioni l'anno scorso si sono svolte a Lecce, Milano e Roma. Per presentare un'idea nell'ambito del progetto Italia Camp, la raccolta delle idee avviene unicamente attraverso il portale www.italiacamp.it. Si va nell'area We Do, che è il placement di idee, si clicca per caricare le idee, immaginando immediatamente la distinzione del proprio progetto, cioè se si tratta di una call e quindi di una richiesta di una soluzione a un problema che si ha e non si ha il progetto adatto, ovvero di un'idea, cioè di un'iniziativa spontanea che si vuole realizzare e non si ha la risorsa concreta, finanziaria e di coordinazione per realizzarlo. Oggi ad Agrigento spiegheremo ai giovani che sono intervenuti quali sono i riferimenti da considerare qui nel nostro territorio e quali sono le modalità operative. Ma comunque per partecipare a questa iniziativa è molto semplice. Si va sul sito di Italia Camp, poi ci si può rivolgere a noi per eventuali istruzioni e senza pagare nulla, senza doversi associare a tutti i costi, si caricano i dati delle idee, le informazioni e poi i migliori progetti saranno oggetto di un'apposita selezione e saranno poi premiati. Si continua ad attraversare un periodo di crisi drammatica. Quali le prospettive per i giovani imprenditori siciliani? Allora, le prospettive sono, in questo momento posso dire che sono abbastanza negative, è evidente, è retorico. Sicuramente però dobbiamo capire che questa è una fase di cambiamento e lo vediamo da tutto quello che ci succede intorno. Basta che noi analizziamo quello che è successo negli ultimi 12 mesi e ci rendiamo conto che il cambiamento è in atto. Allora, se c'è un cambiamento vuol dire che le convenzioni, gli standard vengono meno e allora dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Allora, per i giovani potrebbe essere un'opportunità mettersi un po' in gioco. Prima che inizi la loro competizione nel mondo professionale. Allora, per le imprese cosa posso dire? Per i giovani sicuramente questo momento di cambiamento potrebbe essere per loro il cambio nel momento in cui loro devono iniziare, per cui potrebbe essere un vantaggio. Per le imprese sicuramente le attività tradizionali devono essere ripensate. Le aziende che chiudono, se ci pensiamo, sono quelle che hanno fatto meno innovazione, quelle che hanno avuto meno idee, quelle che sono meno competitive, le più deboli. E quindi questo vuol dire che il nostro contesto è più competitivo e richiede più impegno e più idee e più talento.